Non vince da tre partite il Cerignola, momento delicato di transizione per il Catania, affidato alla guida tecnica di Michele Zeoli da traghettatore in attesa dell'inizio dell'era Cristiano Lucarelli. Dopo l'esonero di Tabiani tornerà in rossazzurro l'ex tecnico della Ternana. Si propone subito il Catania con questa sgasata di Rocca che guadagna l'accesso in area e chiude la porta Krapikas. Chirico insegna da tanto anche lui, prova a costruirsi il tiro con questa serie di sterzate, non impensierisce qui il portiere lituano del Cerignola. Ancora Catania con questa scucchiaiata di Quaini, non ce la fa Bocic a tenere il pallone in campo. Finito giù anche Sarau. Primo squillo in partita del Cerignola con D'Ausilio che lavora bene questo pallone, va a cercare l'altro esterno del tridente d'attacco, cioè D'Andrea, colpo di testa alto sulla traversa di Beters, su uno dei tanti calci d'angolo per il Catania, sforbiciata di Sarau che aveva chiesto prima della battuta il pallone proprio così a Chirico. Ancora D'Ausilio, la sponda di Coccia, pallone di ritorno, sarebbe stato un gran gol, si è opposto Lorenzini, poi va Agostino Rizzo col destro da fuori, non impensierisce l'altro portiere baltico, il lettone Beters. Malcore recupera palla, siamo nel secondo tempo, servito da Ruggero, va a cercare l'assistenza di D'Andrea e va anche in porta Giancarlo Malcore sotto la sud, ritrova un gol che gli mancava dalla seconda giornata, premiando la scelta di Tisci di schierarlo di nuovo tra i titolari, superato il problema alla spalla. È suo il gol che porta avanti il Cerignola. Catania ha chiamato a reagire Vassarao, non impeccabile qui Krapikas, arriva De Luca entrato dalla panchina, il suo sinistro incrociato non va lontano dal secondo palo, Chiarella per Rapisarda spinge in maniera insistita ma confusa, il Catania che si ritrova sotto, ordinata però la fase difensiva del Cerignola. Qui palla dentro di Zanellato, Chiarella trova l'opposizione di Krapikas, alla fine è stato proprio l'ex Pescara ad accompagnare il pallone oltre la linea di fondo, rischia però di raddoppiare addirittura il Cerignola, Franco Sosa l'argentino va col destro, piede debole ma calcia comunque bene, finisce così, torna a vincere il Cerignola, avrà tante cose da sistemare Cristiano Lucarelli.